Consiglio regionale discute della situazione dei poli fieristici. La Lega chiede la fusione delle tre realtà toscane, ma la Giunta risponde picche. Il punto dell'assessore Marras su Carrara Fiere. Viabilità, ipotesi pedaggio sulla FIPLI, scontro in consiglio su come reperire i 15 milioni di euro all'anno necessari al rilancio della strada di grande comunicazione. Riparte il Carnevale più antico d'Italia, primo appuntamento domenica 5 febbraio a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Situazione di fragilità economico-finanziaria dei tripoli fieristici toscani irrompe al centro del dibattito del Consiglio regionale, con un focus ad hoc su Carrara Fiere, che dopo i gravi danni provocati dalla tempesta dello scorso agosto vede slittare di qualche mese il suo piano di risanamento. Lo ha detto nel corso della seduta di martedì 31 gennaio l'assessore Leonardo Marras in risposta a un'interrogazione della Lega sulla ricapitalizzazione di Firenze Fiere. Sollecitato dall'opposizione, l'esponente della giunta regionale ha fatto il punto sulla situazione, certo non rosea, dei tripoli toscani, parlando nello specifico anche di Carrara Fiere. Il piano industriale prevedeva un contenimento dei costi. Anche a seguito della pandemia, questo ha consentito di avere dei ricavi straordinari grazie ai finanziamenti pubblici. Tuttavia, nonostante che questo fosse già stato considerato nel piano industriale, l'andamento economico-finanziario è migliore delle previsioni. È chiaro anche in questo caso che tutto deve essere rivalutato alla luce delle condizioni macroeconomiche che potrebbero avere degli effetti negativi sull'organizzazione degli eventi futuri. Di conseguenza, la delibera del Consiglio regionale numero 35 del 14 giugno 2022 ha aggiornato le azioni di razionalizzazione prevedendo una revisione complessiva del piano industriale di risanamento da compiersi entro il mese di ottobre 2022. In coerenza con quanto deliberato dalla Giunta regionale del delibera 1203 del 24 ottobre 2022, sono riproposte per l'anno 2023 le medesime due azioni di razionalizzazione previste per l'anno 2022, cioè la revisione del piano industriale di risanamento 21-24 da compiersi entro il 31 marzo 2023. Il monitoraggio della liquidità aziendale e valutazione delle condizioni di continuità aziendale con presentazione di un budget finanziario annuale entro il 31 marzo 2023. Sostanzialmente le prescrizioni si sono traslate anche per effetto dell'evento calamitoso e il riaggiornamento del piano industriale, che in questo caso è anche di risanamento, deve prevedere anche un bilancio finanziario di cassa per garantire la continuità aziendale. Ma se Carrara piange, Arezzo e Firenze certo non ridono. Anche per gli altri due poli fieristici, infatti, la situazione è tutt'altro che florida, tanto che dall'opposizione arriva la proposta di una fusione per stimolare il rilancio. Noi riteniamo, e questo lo denunciano anche le Camere di Commercio, i nostri distretti produttivi e industriali della Toscana, che ci fosse bisogno, e tutt'oggi ci sia bisogno, di un sistema fieristico regionale che magari verta in attenzione di una nuova sviluppo toscana che dovrà nascere, però che comunque ci sia una strategicità nei nostri settori. Pensiamo al settore della pelle. Ecco, il settore conciario e della pelle purtroppo va a Milano per esporre tutte le bellezze toscane. Milano ha tolto a Firenze Fiera Pitti Donna, e la paura e la preoccupazione che noi abbiamo di quello che possa essere Milano Rimini, comunque di una partecipata privata per quanto riguarda anche Firenze Fiera, è proprio quello che altre fiere importanti che oggi si svolgono in Toscana ci vengono tolte da altre regioni, e noi questo lo abbiamo denunciato con l'interrogazione oggi fatta in Consiglio regionale. Purtroppo le risposte che attendevamo non sono arrivate, a differenza di quanto magari fatto per la multiutility, quindi accentrare i servizi, per le tre ATO per quanto riguarda i rifiuti, oppure per il tema appunto della sanità con le tre maxi ASL. Sul sistema fieristico, dove invece ci sarebbe l'opportunità e la volontà di tutti di studiare un sistema fieristico regionale, si tende a spacchettare, a dividere i nostri settori produttivi e a non voler dare quella strategicità
strategicità che il Made in Tuscany merita e quel rispetto che le nostre aziende purtroppo meritano in Toscana anche sul sistema fieristico. Una proposta, quella della Lega, che l'amministrazione toscana non ritiene, almeno per ora, percorribile. La situazione di fragilità economico-finanziaria delle società con gradi e prospettive diverse tra loro non permette per il momento di razionalizzarle in un unico soggetto. È prioritario dunque puntare al risanamento strutturale dei tre poli, adottando in questa direzione le migliori strategie a disposizione per ognuno di essi, nella consapevolezza che sia possibile ottenere buoni risultati, come i fatti di questi anni al netto della pandemia stanno dimostrando. Solo dopo aver ottenuto un risanamento stabile si potrà aprire un dibattito su livelli di collaborazione e di sinergia, fino a ipotesi anche più avanzate di integrazione. Un progetto da 15-20 milioni di euro l'anno che preveda non solo la manutenzione, ma un vero e proprio restyling della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, con allargamento delle carreggiate e realizzazione delle corsie di emergenza. L'idea, illustrata dal presidente Eugenio Giani al Consiglio regionale, è quella di trasformare la FIPILI in una moderna autostrada, affidandola ad una società in house da costituire in un progetto a lunga scadenza per cui l'amministrazione toscana ha già un'ipotesi di finanziamento. Per far questo probabilmente sarà opportuno il pedaggio selettivo, ovvero non a tutti i veicoli ma ai tir che possono essere controllati con il sistema satellitare, con cinque grandi strutture che siano archi metallici e che possano controllare, verificare e essere rete di un controllo satellitare di cui sistemi ha la società Autostrade. Naturalmente non è un intervento da oggi a domani, è un intervento che noi possiamo pensare possa realizzarsi da qui a un annetto, perché occorre approvare lo statuto della società, comporla, la società quando è costituita deve fare l'accordo di programma e conseguentemente patto di sviluppo con la Regione Toscana che è la sua società in house, fissando gli obiettivi e i conti economici. Poi si tratta di fare la convenzione con la società Autostrade per il sistema satellitare, la realizzazione di queste infrastrutture ad arco per poter evitare i caselli e contemporaneamente avere un controllo da un punto di vista informatico ed elettronico di chi circola. E tutto questo quindi è ancora un progetto, ci vorranno mesi per poterlo attuare, quindi non ci deve essere, diciamo così, allarme o presa di posizione, perché tutto questo verrà in più sedute del Consiglio regionale. Però l'obiettivo è questo, per dare alla FIPILI in prospettiva il volto di una strada di grande circolazione che abbia le caratteristiche dell'autostrada moderna. E proprio la proposta del pedaggio selettivo ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche. Io credo che l'analisi e le considerazioni del presidente Giani su come porre un rimedio alla situazione che della Firenze-Pisa-Livorno che rende impossibile la vita di due terzi dei toscani per quanto riguarda i trasporti siano surreali. Sta parlando una persona che non si rende conto di cosa significhi probabilmente riuscire a gestire un'arteria che negli anni 90 è nata con un progetto già vecchio, con delle gravi criticità e per la quale lui sta pensando soltanto a trovare un sistema per creare una SPA dai costi non meglio definiti, probabilmente per mettere su un CDA di persone nominate, quindi per interessi che non hanno nulla a che fare con la viabilità e soprattutto basandosi su un rapporto che al momento nessuno di noi ha visto. In un momento, tra l'altro, una circostanza di aumento generalizzato dei prezzi che non ha precedenti. Significa scaricare sull'utente finale i costi di quel pedaggio, perché questo saranno il significato. E se non saranno scaricati sull'utente finale, saranno scaricati sulle aziende. E comunque sia, ci sarà un sistema di rilevamento del pedaggio, che ancora non abbiamo capito come sarà, che dovrà essere previsto, valutato, perché quanto ha detto su sistemi satellitari o altre idee surreali e futuristiche, non sta in piedi. Significa quasi non aver mai preso quella arteria e non rendersi conto di cosa sia quella viabilità. Serve un intervento del governo, ma non da adesso. Serve da sempre, perché è necessario fare un intervento forte, un intervento economico importante.
D'accordo con la necessità di un intervento del governo centrale, anche Italia Viva. Sulla Firenze-Pisa-Livorno serve massima attenzione da parte di Italia Viva, verrà monitorato attentamente la progettualità di una società in-house. Quello che serve non è mettere un balzello di natura economica contro le imprese o contro i TIR, con tanti autotrasportatori che tutti i giorni devono percorrere quell'arteria per lavoro, serve fare un grande investimento. La società in-house può essere un'idea, ma noi siamo convinti che il finanziamento debba essere richiesto sul livello nazionale. In gran parte d'Italia è ANAS che fa questo intervento con risorse di bilancio nazionale. Il governo non può esimersi dalla responsabilità politica in Toscana di mettere risorse, di fare questo investimento. Più possibilisti gli autori dell'interrogazione, che propongono un ticket solo per i mezzi che arrivino da fuori regione. Noi abbiamo fatto anche valere il fatto che si potesse pensare a un'ipotesi anche ultraselettiva, cioè soltanto per quei mezzi che vengono da fuori regione e non per i mezzi immatricolati in Toscana. Quindi già questo è un'ipotesi che il Presidente ha preso in considerazione. La questione chiaramente riguarda 40 anni di una strada che nella gestione comunque di questa parte politica non ha mai avuto un approccio sulla manutenzione, sulla sistemazione. Se si pensa di sistemare una situazione come quella della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, diciamo lasciata in uno stato di abbandono, di manutenzione sempre straordinaria in questi ultimi 40 anni, facendo pagare il pedaggio selettivo ai trasportatori, ai mezzi oltre 3 tonnellate e mezzo, a noi non convince, anche perché poi quel pedaggio sicuramente non andrebbe a coprire, si stima un introito di circa 15 milioni, e questo chiaramente non sarebbe un importo sufficiente, perché noi abbiamo voluto portare all'attenzione del Consiglio e che sarà tema importante dei prossimi mesi da discutere anche sulla fattività di questa iniziativa, che ci lascia anche sul tema della legittimità perplessi. Si apre domenica 5 febbraio l'edizione numero 484 del Carnevale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Dopo un anno di lavoro incessante nei 4 cantieri del borgo toscano, Regio Condo e i carri della tradizione sono pronti per tornare a sfilare e a sfidarsi nei vicoli e nelle piazze, con un rito che si ripete ormai dal 1539 e che vale alla manifestazione di Foiano il titolo di carnevale più antico d'Italia. Io sono davvero felice che quest'anno torni nel suo tempo, il tempo del carnevale. Dopo un'edizione che non si è svolta per il Covid, un'altra che purtroppo si è svolta in un periodo diverso da quello del carnevale, oggi finalmente una comunità torna a rivivere anche nella competizione tra quartieri la bellezza della storia, delle tradizioni, della sua identità. Una comunità che si rimette in cammino. Consentitemi di ringraziare la Presidente De Robertis per aver voluto la presentazione del Carnevale di Foiano della Chiana in Consiglio regionale. Noi ci siamo posti l'obiettivo di essere vicini a quelle comunità che hanno anche meno voce, perché più piccole, ma che hanno tanta tanta passione e tanta tanta competenza. Tante iniziative belle, questa è una di quelle speciali che mi farebbe piacere che i cittadini della nostra regione potessero conoscere. Un appuntamento, quello del Carnevale di Foiano, realizzato grazie al lavoro volontario degli abitanti del paese, che con la loro maestria riescono a creare opere in grado di richiamare visitatori da tutta la Toscana e non solo. Questo Carnevale è assolutamente per noi qualcosa di unico. È importantissimo perché lega tutto il paese, lo lega tutto l'anno da un punto di vista sociale, ma anche economico, perché attira da noi in queste 5 domeniche, perché il carnevale inizia il 5 di febbraio, per 5 domeniche finisce il 5 di marzo. Quindi per fortuna, dopo l'anno passato che non ci siamo fermati, ma che è stata fatta un'edizione straordinaria in primavera, quest'anno si ritorna nel periodo di carnevale, e quindi da domenica inizierà come sempre la festa e giocare, divertirsi, la satira e lo stare insieme e condividere tutto quello che
questi volontari che partecipano al lavoro dei quattro cantieri riescono a fare per tutto l'anno. Quindi davvero un ringraziamento a chi lavora e si impegna gratuitamente nei quattro cantieri, che sono Bombolo, Rustici, Nottamboli e Azzurri. Una magia, quella del carnevale di Foiano, fatta di cartapesta, ingranaggi meccanici e tanta passione, il tutto calato nello scenario di un tipico borgo toscano. I nostri carri sono tutti completamente fatti in cartapesta e sono tutti meccanici, per cui noi li chiamiamo giganti della cartapesta, dove sono dei carri che sfilano nel corso del centro storico del paese, dove a un certo punto esplodono nella loro maestosità, nella loro grandezza, perché sono carri che in larghezza raggiungono quasi gli 8 metri, anche 10 qualche volta, e in altezza fino a 16 metri, per cui sono carri imponenti e dove tutte le figure si muovono meccanicamente. Di media gli anni passati avevamo intorno a 5.000-6.000 persone a domenica, noi ci auguriamo di ritornare a quei numeri, forse anche qualcosa in più. Abbiamo notato già che c'è un discreto interesse e la gente ci contatta e ci chiede informazioni in merito. Ma novità di quest'anno, in particolare non ce ne sono tantissime, la novità in primis è che abbiamo creato un'area dedicata allo street food, per cui avremo un'area dedicata alla gastronomia locale e ai prodotti tipici. Tutti i dettagli e le informazioni visitando il sito www.carnevaledifoiano.it. E per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale della Toscana e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.